Olsen Threads su Instagram e Ravelry e vi do il benvenuto nel mio mondo creativo. Per presentarmi brevemente, sono ligure e da parecchi anni ormai vivo in Lussemburgo insieme a mio marito e mio figlio di 5 anni e insieme a un labrador di nome Tobin, un gatto di nome Hermes e un pesciolino di nome Maurice. Oggi per questo primo episodio vorrei parlarvi di diciamo 100% tricot, quindi di lavori a maglia e iniziare subito con uno dei modelli che a mio avviso è proprio ideale per iniziare con la tecnica dei ferri circolari ed è appunto ideale per una principiante e si tratta del Novice Cardigan di Petite Knit che è una, diciamo, un artista, una designer danese conosciutissima perché poi i suoi cartamodelli sono tutto disponibili in moltissime lingue e sono molto molto ben dettagliati. Poi sul suo sito internet sono anche disponibili dei video, dei tutorial passo a passo. Sono in danese, però è sempre utile comunque magari vedere delle immagini quando ci si blocca un poco. Il Novice Cardigan è disponibile sia sul sito internet appunto di Petite Knit che su Ravelry e appunto, come dicevo, il cartamodello è molto molto semplice. Poi Petite Knit ha una maniera di classificare i propri modelli con un rating, diciamo, che va da 1 a 5, 1 per i modelli proprio più semplici, 5 quelli un po' più complessi, e appunto il Novice Cardigan ha un rating di tipo 1. È un modello che, come vedete, adesso vi faccio vedere, io ho fatto un modello un po' crop, diciamo, poi ovviamente uno potrebbe anche allungarlo un po' di più secondo i propri gusti, e le maniche a 3 ottavi, con il collo, diciamo i bordi delle maniche e poi del corpo in coste. Non sono specificato, cioè non è specificato, però per esempio, perché proprio per predilezione mia, ho utilizzato la tecnica delle coste semitorse e poi invece diciamo che il corpo si lavora tutto in jersey. Come ferri raccomandati siamo su 6 mm per diciamo il corpo e le maniche, invece i bordi in 5.5 mm e mi sembra che appunto sì, il sample, cioè si lavora su 16 ranghi per 16 maglie per 21 ranghi, con una lana che quindi un filato diciamo che è piuttosto bulky, perché si abbinano, diciamo anche lì nel cartamodello ti propone differenti abbinamenti di filati, e quello che io ho optato è l'utilizzo della Camaros Snefnung, che è un filato a base di alpaca, 55% a base di alpaca, 35% a base di cotone e 10% di merino, e insieme a un filato tipo lace, e quindi io per esempio ho optato per Lito Sensai, che è una composizione 60% mohair e 40% seta. E come colori, vabbè, vi dico anche i colori. Per quanto riguarda la Snefnung è il colore pink, quindi rosa 78-92, e per quanto riguarda la Lito Sensai invece siamo al colore azalea, il numero 308. Ve lo mostro qua, ho ancora un resto di un gomitolo della Lito Sensai e della Snefnung. Non ho più l'etichetta di questo, però vedete, questo è il resto che mi è rimasto. Vedete che comunque è una lana piuttosto bulky. Attenzione, infatti anche lì poi vi dico per la taglia che ho utilizzato, è una lana, cioè un filato che cede molto, e quindi per esempio pur avendo una circonferenza raccomandata di 80-85 per la taglia extra small, io comunque ho optato per la taglia extra small
anche se normalmente avrei più una taglia small, proprio perché so che come filato questo cede parecchio dopo il bloccaggio. Come costruzione, appunto, come dicevo, semplicissima, una costruzione in top down con i fari circolari, senza cuciture, si inizia dal collo, io ho fatto una lunghezza, un'altezza del collo di 8 centimetri e non è doppiato, è proprio semplice. E poi si lavora in yoke e quindi le aumentazioni avvengono ogni X ranghi sullo yoke e poi si separano le maniche dal corpo e si continua dritto e poi si fanno appunto le coste per quanto riguarda appunto il bordo poi definitivo del corpo. Idem poi quando si riprendono le maniche, uguale, si lavorano le maniche. Credo ci fossero delle diminuzioni ogni X, o forse non mi ricordo più, comunque anche lì è ben spiegato, e poi niente, si chiudono a 3 ottavi le maniche, no, credo che le maniche siano tutte dritte, senza diminuzioni, e poi dopo si chiude il bordo. Diciamo che appunto il fatto anche che si costruisce con dei ferri numero 6, va veramente molto 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 rapido ed è quindi un modello che raccomando. Ora vi vorrei presentare un secondo modello che onestamente è uno dei miei preferiti che ho realizzato l'anno scorso, sia per il modello sia forse anche l'abbonamento del modello con il filato, ma anche appunto perché adesso poi ve lo mostro se non lo conoscete ancora. Proprio tutto il lavoro qui dello yoke con questo lace, quindi con questa dentella, no? Con questa lavorazione che si fa, che comunque molto è semplice, come dire, si memorizza abbastanza bene, poi si seguono appunto delle griglie, ma ha di grande effetto. Adesso mi cambio e poi ve lo mostro. Ecco qui, vi presento quindi il modello che vi accennavo poco prima, è il Witmo Sweater di Amy Lowden. È un modello che è disponibile in francese e in inglese. Ah, non ve l'ho detto prima, il 9 scartica è invece disponibile in 13 lingue e quindi c'è anche in italiano. È un modello che, come vedete, a questa lavorazione che è particolare, che appunto tutto il lavoro di queste sembrano quasi delle foglie, no? Alla fine che si lavorano in tutta questa parte alta del corpo e anche sulle maniche. Faccio vedere anche da dietro. Le maniche, vabbè, io anche per le maniche adesso poi vi spiego esattamente, però ci sono diciamo due opzioni. Io ho scelto la maglia, diciamo la manica classica, però si potrebbe avere anche l'opzione con la manica Bishop, che quindi è un po' più larga, diciamo senza diminuzioni ogni X ranghi, e poi si chiude, diciamo, le riduzioni avvengono tutte a livello poi del polso. Diciamo, ovviamente, rispetto a quello di prima è leggermente più complesso perché bisogna seguire delle griglie, però quello che trovo anche interessante, soprattutto nelle descrizioni, che si dà la possibilità di seguire sia delle griglie appunto in immagine, no? Diciamo appunto con le classiche griglie, oppure c'è anche l'opzione di seguire le griglie scritte riga per riga, che quindi bene o male, se uno capisce quei due o tre maglie particolari, poi dopo non è niente di complicato. È un modello che si costruisce con dei ferri 4 mm e 3 mm e che va da una taglia 3XS alla 5XL. Io l'ho realizzato questa volta in taglia S con due fili insieme, un fingering e un tipo lace. E diciamo il
l'échantillon, il campione è di 21 maglie per 28 ranghi con i ferri appunto 4. Anche in questo è sempre in top down, senza cuciture, è da portare con più o meno 10-12 centimetri di agio. Per la lana, che è appunto quello che vi dicevo, che forse è il modello che più mi è piaciuto perché mi piace anche questa lana, che è una lana 100% italiana, non so se le conoscete, ma delle lanivendole, che veramente apprezzo tantissimo per il lavoro che svolgono, Stefania e Giulia, oltretutto sono basate tra le colline, tra la Liguria e il Piemonte, quindi sono anche abbastanza vicino a casa e hanno appunto una qualità di lana e una palette, diciamo, di colori che è veramente fantastica. In questo caso parliamo di come filato della loro base Chic Blend, che è una base 60% lana brogna, 20% alpaca mohair, 50 grammi più o meno 225 metri, e il colore è il colore bacche, che è un colore, diciamo, con degli speckles, cioè è la base, diciamo, un colore crema avorio, e poi ha tutti degli speckles che sono aspetta che prendiamo il controluce. Sul rosa, sul un po' salmone, un po' grigetto, un po' giallino, è veramente veramente molto molto delicata. E poi oltretutto io non lo faccio praticamente quasi mai, non alterno, diciamo, i gomitoli e non si vedono comunque particolari stacchi tra un gomitolo, sai, e un altro. Faccio vedere che c'è ancora gomitolo lì, ecco se vedete, è una, diciamo, con filato che al tatto è magari un po' più ruvido, un po' più secco rispetto altre lane fingering che ho utilizzato, però poi in realtà quando dopo il lavaggio e il bloccaggio è molto morbido. Cioè non c'è proprio niente da ridire. Insieme a questo, per il lace ho utilizzato il Soft Silk Mohair di Knitting for Our Lives, che è anche questa marca molto, molto conosciuta, è una marca danese basata a Copenaghen, che diciamo che appunto soprattutto il Soft Silk Mohair è molto, come dire, riconosciuto perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto perché anche ha una scelta incredibile di colori, di basi, e quindi molto, molto. Insomma, lo utilizzo spesso come accompagnamento quando devo fare un maglioncino in déca con l'abbinamento appunto fingering e lace. Diciamo che in questo caso vi posso anche dire il costo più o meno del maglioncino. Per il novice non ve l'ho potuto dire perché non mi ricordavo più quanto avevo comprato la Snefnug, dato che è da un po' di tempo che l'avevo acquistata. Però per quanto riguarda il Whitmore, che ho utilizzato 4 gomitoli e mezzo, diciamo, della Chic Blend, per un prezzo di 9 euro e qualcosa, perché poi l'avevo preso in promozione, e invece la Soft Silk Mohair era 9 euro e 50 di nuovo, 11,90 è questo e 9,50 il Soft Silk Mohair, e quindi per un totale di 77,40 euro più il costo del cartamodello, che più o meno in controvalore in euro era sui 10 euro, 9,68 euro. Di nuovo è un altro modello che raccomando, cioè magari fare prima il novice per
per capire un po' le tecniche del lavoro in circolare e poi passare al Whitmore, sapendo che comunque ci sono anche in questo caso per tutti i passaggi un po' più tecnici si trovano un sacco di tutorial su internet e oltretutto anche disponibile la versione in cardigan, che quindi potrebbe essere una seconda opzione. Da realizzare magari con una lana DK, non con questo misto. Se dovessi rifare il cardigan, lo rifarei proprio con una lana DK per dare un effetto un po' più meno, diciamo, ovattato come questo, no? Ora, come altro modello, vi volevo presentare un cappellino che ho realizzato anche lì, c'è un po' di muer nell'occhio, un cappellino che avevo realizzato un mesetto fa, ormai speriamo che insomma con questo periodo non si debba più portare, però in Lussemburgo non si sa mai. E si tratta del bonnet cannelle, che è un modello di Lolita Dubi. È un modello che è disponibile solamente in francese. Lo faccio vedere. Se lo vedete, è un modello che si lavora, ecco qui, con delle trecce, e per me è stato il primo esperimento con le trecce, quindi comunque niente di complicato. In più avevo messo un'etichetta, eccola qui, one of a kind, che ho comprato sul sito della Tintour Loury. Poi vi metto tutti i link comunque di sotto e è un modello che è disponibile sul libro, credo che anche sul suo sito sia disponibile, ma io l'avevo trovato su questo libro che ho comprato, che è stupendo, che si chiama Tussauds d'automne. È un libro in francese che è un po' tutta la parte, diciamo, qua dice, no? Guida creativa per un autunno cocooning, no? Perché alla fine c'è un po' di tutto, c'è dalle ricette di cucina a dei lavori come dire, di ricamo, e poi ci sono sei cartamodelli inclusi, di cui veramente uno più bello dell'altro, perché ci sono anche delle. Adesso vi faccio vedere. Allora, quello che ho realizzato io, se lo trovo. Il bonnet cannelle, che ovviamente ora non trovo. Guarda, eccolo qua. Proviamo a farvi vedere le istruzioni. Ecco qui. E poi ci sono altri modelli. Guardate queste calze come sono belle. Le calze Toffee, ma veramente è un libro che purtroppo è solo in francese, ma per chi non avesse problemi, nel senso né a leggere, non gli desse fastidio comunque di cercare qualche parola che non conosce su Translate, è veramente un libro molto 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 ben fatto, ed è disponibile sul sito proprio della Loli La Fée, si chiama. Il prezzo è 28,50 euro. Poi oltretutto Lolita Dubi l'ho incontrata a febbraio, più o meno così era, sì, a metà febbraio, durante l'occasione di un festival della lana che si organizza ogni anno qui vicino, diciamo, a un'oretta dal confine lussemburghese, nella regione della Meurthe-et-Moselle in Francia, e si chiama Exceptionnelle, e francamente. Vabbè, Lolita è una persona squisitissima, veramente è stato un piacere conoscerla e poter scambiare qualche chiacchiera con lei e vedere un po' veramente dal vivo tutte le sue, il suo lavoro, perché poi comunque vende anche della lana da un annetto a questa parte, mi sembra che si sia organizzata anche per la vendita di lana. E comunque in generale l'Exceptionnelle mi è molto piaciuto come salone, diciamo, perché è un salone un po' più a portata,
umana, diciamo, perché mi era capitato, sempre sulle mani nell'occhio, mi era capitato di andare 2 anni fa, 3 anni fa, al salone quello do it yourself che presenta a Parigi e francamente troppo confusionario, alla fine non riesce a scambiare 2 parole, non riesce a parlare con le persone, non riesce a toccare come dire, la lana, i prodotti, veramente è stata una cosa particolarmente fastidiosa. E invece l'Exception Land ha veramente incontrato un sacco di persone, ho potuto parlare con un sacco di creatrici, scambiare anche esperienze con altre tricotose, no? Con altre appassionate dei lavori ferri come me, quindi è stata veramente una bella esperienza da rifare l'anno prossimo. Per chi fosse interessato e dovesse passare qui nelle zone, si organizza il 10 e 11 febbraio 2024. E il costo di ingresso mi sembra che era un paio di euro, quindi è proprio super interessantissimo. Come altro modello di chi vi volevo presentare oggi, e poi prima di passare magari ai progetti in corso, progetti futuri, è un paio di calze che le vado a prendere, ve le faccio vedere subito. Vi volevo presentare un modello di calze, è un modello diciamo semplice, proprio come si dice vaniglia, perché sono tutte lavorate in jersey con, vabbè, giù sul tallone, la punta e il bordo della caviglia con colore alterno, però più che altro volevo farvi vedere quanto è stupenda questa lana. Questo si tratta di un club, di un abbonamento, diciamo, che si può organizzare nell'arco nel ogni 2 mesi, credo, che si chiama Land of Thrones, e è un club organizzato, diciamo, sul tema della serie Game of Thrones. E Ludivine di Arco Iris, l'Arco Arcos Iris Yarn, ogni bimestre quindi ci presenta una casa della serie, no? In questo caso era il colore House of Starks, poi riprende questi colori, no? Dal nord, della neve, ma anche dei capelli della protagonista della casa Stark, e una lana comunque 85% merino, 15% nylon, quindi una lana per, diciamo, filato per calze, ma è molto morbida e veramente vi faccio vedere se riuscite a vederlo, il gioco di colori. La tonalità è veramente, veramente molto, molto bella. Allora, come modello vi dicevo, un modello, vedete, molto, molto semplice. Vabbè, l'unica caratteristica un po' particolare è il tallone rinforzato, ed è un modello che si trova su Ravelry gratuitamente, si chiamano My Favorite Socks. L'autrice si chiama, perché quella di Woolenwine, e lei come nome si chiama, se l'ho scritto da qualche parte, a Christine Lennon, credo, o Lehrer, Lennon, e è disponibile in 3 taglie, credo. Io ho scelto, cos'era, 56-64 maglie, credo, e poi 70, se mi sembra. Aspetta che guardo, no, ve lo dico, ce l'ho qui da qualche parte. Che è gratuito, posso dirvi esattamente. È un carta modello, cioè un modello, questo è il cucito, è un modello Christine Lehrer, è un modello che si allora, vediamo un po', 56, 64 e 72. Mi sembra che però io ho fatto una 60, perché, vabbè, 56 ho paura che fosse poi troppo, troppo stretto, però in realtà forse perché lavoro abbastanza largo, diciamo, avrei potuto fare forse anche una taglia in meno,
Perché io non avevo fatto 60, perché ne avevo già fatti il mio primo esperimento di calze, avevo fatto 64 maglie e a livello di caviglia mi scivola. E quindi sarei più forse per una taglia numero uno, diciamo una prima taglia, 56, però poi ho paura che a livello della pianta del piede poi in realtà sia troppo stretto, quindi dovrei fare, come in questo caso ho fatto 60 e va bene. Niente, su questo non c'è molto da dire, appunto come modello, è il classico modello diciamo di basico di calze, l'unico appunto che il tallone è un tallone rinforzato, però anche in questo caso il tallone rinforzato praticamente si lavora con un lavoro di maglia dritta, maglia glissata, maglia dritta, maglia glissata e poi dopo il rovescio si prende tutto. Le maglie a rovescio, poi il rango successivo di nuovo maglia dritta, maglia glissata, poi un altro rango di maglia a rovescio, eccetera. Quindi comunque ti dà questo effetto alla fine che è più spesso a livello del tallone rispetto a un tallone normale. Niente, per quanto riguarda i progetti diciamo terminati, finiti, per oggi non volevo presentarvi altro. Vorrei ora presentarvi invece un modello che sto, un progetto diciamo che è in corso. Oltretutto vi faccio vedere che sempre sotto il tema della creatrice lì, della tinturiera, come dite, che vi parlavo prima, Arcos Iris Yarn. E questa è la pochette che andava insieme al kit Lane of Thrones. E perché anche lì si possono scegliere praticamente due opzioni: l'opzione basica, quindi è praticamente solamente il kit chaussette, di chaussette, scusate, calze, siamo sui 30 euro. E poi hanno un'opzione che fa un po' con il boost si chiama, e quindi con tutta una serie di gadgets, in questo caso c'erano anche dei bei marcatori, la pochette, delle bonbon con, come si chiama, lo sciroppo d'acero, proprio per ricordare, no, questo grande acero che si trova diciamo, nella residenza degli Starks. E insomma tutta un'altra serie di gadgets e con tutti i gadget siamo a 80 euro. Sarebbe da provare, ve lo consiglio perché comunque il lavoro che fa a me piace molto e oltretutto anche lei l'ho incontrata al salone dell'Exception e una persona molto molto piacevole. Ora, tornando al progetto in corso. Sicuramente lo avete sentito parlare o lo conoscerete, si tratta del Love Notes, scusate che lo faccio vedere, di Tinkanitz, che è un modello anche questo, credo in inglese, che sia disponibile veramente dalla taglia per bambini fino a non so quale taglia, aspettate ve lo dico subito, faccio tutto qua dentro, è una taglia 5XL fino a cosa bella, vabbè, 0-6 mesi inizia addirittura, vabbè, io ho maschio, quindi non ce lo vedo molto con tutto questo lavoro di lace, no, di dentella, però niente, avessi una femmina glielo farei sicuramente. E vedete, sono proprio all'inizio, cioè all'inizio ho fatto praticamente la costruzione di tutta la parte con il lace e poi sono già arrivata adesso, ho fatto un paio di ranghi di separazione delle maniche dal corpo e poi dopo scende giù. È un progetto aspettate che lo faccio vedere magari da più vicino, vedete questa lavorazione qua. È un progetto anche questo che si costruisce rapidamente perché a livello di ferri siamo sui 5 e mezzo, e è un taglio crop anche questo, quindi veramente si costruisce abbastanza in fretta
anche il lavoro come lo dite in italiano? Non mi ricordo come si dice il lace, la dentella, questa parte qui lavorata, traforata. È una serie di ripetizioni. Io per la mia taglia, per una taglia S, ho fatto 2 ripetizioni su quanti ranghi mi sembra? 2 ripetizioni. Subito dalla griglia su 10 ranghi, ogni rango più o meno ci sono 17, vabbè, per la mia taglia ci sono 17 ripetizioni. Quindi veramente si costruisce molto 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 in fretta, anche in questo caso top down. Onestamente non ho mai realizzato un bottom up, no, mai, cioè dal basso verso l'alto, più che altro anche per una paura di un timore di tirarsi dal top down. Riesco comunque sempre a misurare se mi va bene, anche se poi le esperienze ci sono sempre, perché basta che poi la lana ceda troppo, comunque magari è troppa specie di finire, quindi rimane un po' più corto. Però diciamo che mi dà più l'idea di poter misurare. In più, allora, prima non lo facevo, mettevo le maniche in attesa su dei, diciamo, dei serramaniche, delle barrette in metallo, e quindi non si poteva provare. Adesso poi da un po' che ho acquistato questi non so come si chiamano, sti fili che sono un po' aperti di plastica. Aspettate che forse ce l'ho qui. Queste corde, vabbè, io in questo caso l'ho preso della The Knitting Barber, colore mauve, sul sito di Lily Comme Tu, che è vabbè, un sito francese dove compro parecchio materiale, diciamo, da tricot. E effettivamente con questa tecnica ti permette comunque poi di provarlo e di far passare le maniche tranquillamente, e che effettivamente, guardate, molto meglio, perché si può sempre provare poi, soprattutto per questi modelli che poi dicono sì, sono crop, eccetera. Beh, a me piace sempre che comunque arrivano almeno all'altezza, diciamo, della vita, no? Sopra i pantaloni. Niente, questo quindi è un modello che, per quanto riguarda la lana, che non ve l'ho detto, si lavora anche in questo caso con 2 filati, uno di, quindi c'è anche in questo caso un, ve lo dico, un, allora, vediamo un po' se lo dice, allora 16, allora sono 16 maglie su 24 ranghi, in jersey. Appunto 6 mm, 4 mm e mezzo. Io ho fatto 5 e mezzo. Sì, ho fatto 5 e mezzo io. E vabbè, ho scelto la taglia small. E a livello appunto di lana ho utilizzato, se anche qua lo dice, una finger in più, una lace. E come allora, vi faccio vedere questa bellezza di giallo, proprio perché siamo a prossimità delle vacanze pasquali. Questo colore che adoro, della, non so se la conoscete, avete mai sentito parlare della Mondim, che vabbè, è una lana che era prevista per le calze. È una lana 100% lana portoghesa, fatta in Portogallo. Io l'ho acquistata direttamente sul sito della Retrosaria, giusto, come si chiama? Rosa Pomar. Rosa Pomar, che si trova a Lisbona. Oltretutto bellissimo il negozio, tutto in legno, un po' uno stile, un po', diciamo, retro, ma molto molto bello. E veramente adoro. E
come diciamo appunto come spessore siamo 385 metri, quindi un po' più spesso rispetto a una classica fingering 100 grammi. E il colore in questo caso è il colore numero 100, 107. E insieme a questa l'ho abbinata con la classica Lange Mohair Luxe, che è una composizione, se lo trovo, allora Made in Italy, 77% Mohair e 23% seta, e in questo caso quindi 25 grammi 175 metri. E il colore, vabbè, qua danno sempre i numeri 21 77 88, un colore un po' più, e se vedete, bella pelosetta, diciamo. Credo che sia la prima volta, sì, che utilizzo la Mohair Luxe, questa è la prima volta e per il momento come resa mi piace, poi vi saprò dire non appena sarà lavato e bloccato come si presenterà, e vi faccio vedere anche se sentite ronfare, c'è Tobin qui al lato dietro la porta che sta dormendo. Vi faccio vedere, volevo farvi vedere questo, lo vedete, un quadrifoglio. E allora questo l'ho comprato sul sito di Calixena, si chiama lei. E anche lei l'ho comprato su AlixSolène. Vi metterò di nuovo anche il link di sotto sul suo sito direttamente. Non so se vende su Etsy o se ha veramente una sua boutique online. Atelier Calixena, sì. È veramente una ragazza molto molto dotata. Ok, e dopo questo, a livello di progetti, allora, sono di tendenza quasi monoprogetto, nel senso che se ho troppi progetti in corso, alla fine un po' mi stresso perché mi sembra di non avanzare, perché comunque non è che abbia particolarmente tempo per dedicarmi, nel senso cerco magari ogni sera un'oretta, se ce la faccio, mezz'oretta, ma non di più, diciamo. Il weekend magari un po' di più, riesco a ritagliare qualche tempo. Ma se no, purtroppo è veramente quando riesco la sera, che magari il bimbo dorme già, e durante il giorno, vabbè, in ufficio non me lo porto, e andando a lavoro in macchina anche lì non posso, cioè dico, non utilizzo trasporti comuni, per cui dico sì, posso mettermi e portarmi magari qualche progetto, quindi alla fine si riduce il tempo al weekend magari, o alla sera, insomma, poco a poco, e quindi per quello preferisco fare un progetto alla volta in modo tale da dedicarmici e poi passare al successivo, anche se poi vabbè, non vi nascondo che avrei, cioè, soffrirei quasi di gastrite acuta, no? Cioè, mi piacerebbe montarne una al giorno, però poi veramente ho visto, avevo provato, ne avevo quattro, mi sembra forse. Di progetti che stavo lavorando allo stesso tempo, poi alla fine mi sembrava veramente di scorrere, di stressarmi per poterli finire, quindi ho detto meglio uno per volta, così sono me lo godo di più, sono più serena. E quindi quando adesso vabbè, più o meno quando avrò finito magari il corpo e che mi mancano poi le maniche, magari mi darò, come dire, la possibilità di passare, di mettere su un altro progetto. In questo caso vi faccio già vedere la lana. In questo caso si tratta quindi di un altro progetto di calze. Guardate questa che bellezza. Allora, questa lana, una lana da chaussette, quindi per calze, 85% merino superwash, 15% nylon, 200 metri 50 grammi. Di Le Bruy d'Esegui, allora io Egui in francese c'ho sempre fatica a dirlo bene, però comunque il rumore dei ferri, che è una ragazza che è conosciutissima, sicuramente se guardate su Instagram la troverete, che vive a Nantes
E quindi nella Loire, cioè nella zona diciamo più verso l'Atlantico della Francia, che è conosciutissima per questo lavoro di, come dire, di lana autorayante, si dice, cioè il fatto che comunque questi colori quando si costruiscono, come dire, le righe colorate si presentano poi da sole senza dover cambiare appunto lana. E è veramente molto molto bella. E il colore, non so se lo vedete bene, ma è veramente... In più questi colori mi danno veramente con l'arancione, il verde, il fucsia, proprio un colore pasquale. E lo accompagno con un mini, questi mini skins. Questi sono dei mini che erano in un set di Laine de Mute, che è un'altra tintoriera, non so come dite, tintora artigianale francese, che anche lei fa... mi piace molto, anche questa comunque una lana per chaussette, quindi per calze. Quindi questo sarà il secondo progetto, cioè il prossimo progetto che metterò sui ferri, che quindi andrò a castonare, e poi subito dopo questo l'altro progetto che vorrei lanciarmi, che però, perché per le calze vabbè, di nuovo utilizzerò un modello quasi vaniglia, no? Cioè, soprattutto perché comunque è la lana, no? Che fa, diciamo, il gioco, no? Quindi sarà un modello proprio semplice, magari il tallone lo faccio a occhi di pernice, però per il resto poi di nuovo classico, un jersey senza troppi, diciamo, troppi lavori particolari. E poi invece l'altro modello vi metterò magari l'immagine per chi non l'ho ancora comprato. È il Fairy Bouquet di Joanna Hung, che è super super bel modello che ho visto su internet, di cui ho già la lana, che ho comprato anche questa in occasione dell'Exception Laine, e vi faccio vedere. Proprio ideale per il mondo delle fate. E diciamo che allora questo vabbè 72 Kid Moher 28% seta di Vuillet, anche lì ho avuto modo di conoscerli, oltretutto ho scoperto che sono appassionati di Portofino e della zona ligure di Levante, e quindi di nuovo mi sembrava di essere un po' a casa perché alcune basi le hanno nominate Portofino e vedete come questa Portofino fingering, non so se la vedete, cerco di mettere a fuoco, che è appunto una lana made in France, 100% superwash merino, 100 grammi, 400 metri, e anche questo avrà il colore, ha un colore, vediamo se lo trovo, soft pink, effettivamente... un rosa un po' pallido, e insieme a questo Moher, che colore ve l'ho detto? Moher and Love, credo che sia il nome, sì. Non so se lo vedete tutte le sfumature, è praticamente dal il grigio chiaro, crema, di nuovo un rosa chiaro, un azzurrino leggero, un giallino leggero, tutto sfumato, molto molto bello, non vedo l'ora anche questo di metterlo sui ferri. Niente, per oggi concludo qui, spero che vi sia interessato, che vi sia piaciuto questo momento passato insieme, e niente, ci vedremo per una prossima incontro in cui vi racconterò degli altri progetti.
Magari vi mostrerò se riesco, appunto, è già il Love Notes finito e le calze iniziate, e poi vi farò vedere altri progetti. Poi, per quanto riguarda il cucito, che appunto, come dicevo prima, la mia, diciamo, seconda passione, anche quella a tempo perso, magari poi organizzo dei video, ma a parte, in modo tale da non mischiare, perché poi magari a qualcuno interessa più appunto chi lavora maglia e chi interessa che il cucito, quindi è meglio che tenga diciamo, le due attività separate. E niente, per qualsiasi commento o qualsiasi anche consiglio, non esitate a scrivervi, e vi lascio tutti i dettagli e i riferimenti dei modelli delle lane di cui ho parlato oggi sotto nelle barre di informazioni. Quindi niente, se avete qualcosa, poi ci vediamo per il prossimo episodio. Ciao! You stole my heart, what is it that you do?